Si è tenuto questo pomeriggio alla chiesa dell'Annunziata di Urbino il funerale di Roberto Paolucci, da 15 anni docente di progettazione all'Istituto Bramante-Genga di Pesaro. Paolucci, Urbinate, se n'è andato da appena 60 anni, stroncato da una malattia. La scuola pesarese, da ieri attraverso Facebook, ha ricordato con commozione l'enorme vuoto lasciato da un docente appassionato, amante del suo lavoro e della dedizione all'insegnamento. Una commozione propria dell'ex dirigente scolastico Anna Gennari, che fino allo scorso anno ha lavorato gomito a gomito con Roberto. È vero, il professor Paolucci ha amato molto la scuola, ha creduto nel suo ruolo sociale, nel suo valore, ha creduto nell'innovazione e si è speso tantissimo per lanciare nuove idee, nuove sfide, con una capacità, direi, unica di coinvolgere i ragazzi e spingerli verso nuovi traguardi. Ed è sempre stato un grandissimo lavoratore, un professionista serio, preparato, un docente meraviglioso, un collaboratore preziosissimo. Generoso, sempre pronto ad aiutare chi aveva bisogno, sempre pronto a dire una parola di conforto a chi stava soffrendo, sempre pronto a mettersi in gioco anche, ad affrontare sempre anche i problemi che ogni giorno si presentavano a scuola. Mi piace ricordare, diciamo, una frase che lui diceva: facciamo i fatti. Si è preso cura dei suoi ragazzi, è stato per loro una guida fondamentale, spronandoli, incoraggiandoli ad affrontare sempre nuovi compiti, impegni faticosi, ma veramente importanti anche poi per affrontare la vita al di fuori della scuola. Direi che la sua riservatezza forse poteva rendere non facile avvicinarsi al suo mondo, ma chi lo ha conosciuto sa che per lui la famiglia era fondamentale, lui credeva ciecamente nella famiglia e quanto adorava anche i suoi amatissimi figli, Damiano e Maria Vittoria, al centro del suo cuore proprio in ogni momento. Ivan, l'amico Ivan Cottini, dice che abbiamo perso una rara persona. Io dico che le persone non muoiono mai se le hai nel cuore. È chiaro, perdi la loro presenza, perdi la loro voce, ma ciò che lui ci ha lasciato, ciò che lui ci ha insegnato, questo noi non lo perderemo mai. Certamente lascia un grandissimo vuoto, questo senz'altro, grande Roberto. Ed è per questo che ora i nostri occhi sono gonfi di lacrime e il dolore del distacco è veramente grande. Grazie di tutto, Roberto.